Eccoci, buonasera a tutti di nuovo e vi saluto tutti quanti, grazie per essere qui anche oggi pomeriggio a questo quinto incontro. Io direi intanto di iniziare e poi ci sono persone che arrivano un pochino in ritardo, le facciamo entrare mentre siamo già partiti. Allora, dunque, eccoci qua giunti al nostro quinto incontro. E oggi con noi c'è Hermin Gvedo, dell'associazione del progetto Antitratta di Trieste, attuato dal Comitato per i diritti civili delle prostitute ONLUS. Ermine è qui con noi oggi pomeriggio per parlarci di un argomento molto interessante, si tratta un po' di una novità, è qui per parlarci di quello che è successo per quanto riguarda il fenomeno della tratta con la pandemia, quindi con il Covid e tutte le conseguenze che ha portato. Quindi ci parlerà di questo in questo quinto incontro. Quindi io vi chiedo, come al solito, di mutare il microfono in modo che si possa sentire tranquillamente senza problemi di audio. Le domande le facciamo alla fine, e a meno che Ermin non decida, insomma, di avere una vostra partecipazione durante la presentazione, potete farle direttamente oppure in chat, io poi le leggerò alla fine. Quindi senza altri indugi lascio la parola a Ermin, che ringrazio moltissimo. Grazie. Grazie, grazie Giulia, buonasera a tutte e a Ecco. tutti e spero mi sentiate bene, perché non ho... Sì, bene, ok. Sì. E già faccio una confessione, non sono brava a condividere PowerPoint, quindi Giulia ti prego di aiutarmi, perché ho fatto le prove adesso e non so Certo. bene cosa pigiare. Bene. Inizio già a condividere lo schermo? No, no, faccio una piccola presentazione di me e del mio Benissimo. lavoro e poi dopo. Allora, sì, lavoro a Trieste, sono una mediatrice culturale, sono stata formata all'interno del Comitato per i diritti civili delle prostitute ONLUS e lavoro come mediatrice specifica con persone formata proprio per lavorare con persone vittime di tratta e di grave sfruttamento dal 2003. Ho collaborato con diverse associazioni, ma sempre prestando il mio servizio come mediatrice culturale in diverse situazioni, anche con associazioni sul territorio triestino. La nostra associazione è a Trieste per una scelta fatta alla fine del 1990, cioè sul 98, quando proprio iniziava il fenomeno della tratta, almeno è diventato visibile in Italia, e ha scelto Trieste come punto di approdo e di passaggio di donne. E purtroppo, penso lo sappiate già, Trieste oggi è di nuovo nuovo punto di approdo, ormai da 5 anni a questa parte, di nuove popolazioni, di nuove nazionalità e di persone molto più giovani di sesso maschile. Quindi un fenomeno di cui parliamo purtroppo sempre attivo, sono sempre persone colpite da questo fenomeno, grave fenomeno della tratta, ma anche del grave sfruttamento sessuale e lavorativo e quant'altro. Il titolo di questo nostro incontro un po' mi ha messo in difficoltà perché c'è poco materiale scritto. Noi abbiamo vissuto la pandemia facendo le cose, cioè ci siamo date da fare dopo la prima settimana di stasi, quando c'è stato il lockdown, per cui ci siamo ritrovate a non fare, a non lavorare e non poter avere contatto con le nostre ospiti. Dopodiché, dopo una settimana o due, ci siamo dette cosa facciamo. Bisogna comunque fare, bisogna arrivare alle persone. Ecco, allora ho fatto una ricerca e spero oggi di poter restituirvi quello che sono riuscita a trovare come materiale documentato, scritto e poi un po' dell'esperienza sul campo che noi di Trieste abbiamo fatto. Allora possiamo condividere le slide. Giulia, grazie. Eccoci. Ok. Possiamo metterlo in modalità? Sì, riuscite a vedere bene? Sì, io vedo, sì. Sì.
Bene. Sì, si vede, si vede. Sì, sì, si vede. Ok, allora andiamo al secondo slide. Bene. Allora, penso condividerete con me il fatto che la pandemia ha sicuramente aumentato la vulnerabilità nei confronti, è sparito qualcosa, ecco, nei confronti delle persone e delle persone vittime della tratta di esseri umani. E però la cosa più che è venuto alla luce o che la pandemia ha evidenziato è di aver reso ancora più vulnerabili le persone, le ha rese invisibili, ha messo in evidenza quanto siano fragili queste persone e quanto la loro invisibilità sia stata il motivo in più per renderli vulnerabili nelle mani delle organizzazioni criminali, ma anche, secondo me, da parte delle istituzioni che le hanno dimenticate. Sono state dimenticate una fascia di popolazione che solitamente non si vedono, che non hanno voce. Non parlo solo delle persone vittime di tratta, parlo anche di chi, delle sex worker o le persone transgender che esercitano la prostituzione per scelta o per altri motivi e che purtroppo durante la pandemia, soprattutto all'inizio nel 2020, si sono ritrovati senza nessuna forma di sostegno e di supporto. Allora, la slide 3 però vediamo un po' di che categorie di persone parliamo, perché quando pensiamo allo sfruttamento o alla tratta di persone viene subito in mente lo sfruttamento sessuale, però è importante ricordarsi che questa forma di grave sfruttamento è presente in diversi altri ambiti, come lo sfruttamento lavorativo, il debito, cioè il legame che tiene una persona ad un'altra, quindi un debito ingente da pagare. Ad esempio, adesso abbiamo tanti ragazzi che arrivano, i minori stranieri non accompagnati, che arrivano dall'Afghanistan piuttosto che dal Pakistan e che noi vediamo per fare il referral alla commissione territoriale, e che hanno un debito enorme, cioè il debito della famiglia che la famiglia ha fatto per farli partire. Ed è motivo di pressione costante dalla famiglia, motivo per cui tanti di loro cercano di abbandonare anche le strutture e le comunità dove sono accolte. La schiavitù domestica, che comincia ad emergere anche in Italia, è un fenomeno che è molto presente, nei paesi come il Libano oppure in Inghilterra, in Austria anche. In Italia se ne parla meno, però sappiamo che c'è. Non viene ancora rilevato più di tanto. E gli organi, quindi il commercio illegale degli organi, e l'accattonaggio, i bambini soldati e i matrimoni forzati. Chiaramente queste forme qua di sfruttamento, come ho detto per quello che riguarda il debito, è presente in diverse parti del mondo. Questa è una grafica che ho preso da una relazione fatta dall'UNODC e che ha fatto uno studio sul fenomeno della pandemia a livello globale, per cui in alcuni paesi è chiaro che alcune forme di sfruttamento sono più presenti, sono prevalenti rispetto ad altri. Quando pensiamo invece all'Italia, alla slide numero 4, e qua c'è lo studio, mi perdonerete, ma per un po' di tempo vedremo tanti slide e tanti numeri, perché secondo me ci aiuta a capire cosa è successo nel 2020. Io ho preso in considerazione il primo anno proprio della pandemia, quando siamo stati maggiormente colpiti, penso tutti noi, e quindi si è pensato a cosa fare e dovevamo veramente riprendersi in mano, ripensare il nostro lavoro. Ecco. Allora, rispetto all'Italia e al 2020, proprio l'anno zero della pandemia, c'è stato da un lato un calo di accoglienze e di prese in carico, però allo stesso momento c'è stato, e lo vedremo dopo, un aumento di richieste di aiuto. Ok? Allora, in questa figura qua, vediamo che ci sono state delle prese in carico in diversi ambiti. Purtroppo, sempre nell'ambito dello sfruttamento sessuale abbiamo un alto percentuale di persone, quindi 45%, mentre un trend interessante è il 25%
di persone destinate allo sfruttamento, che può essere il sfruttamento multipli, non solo sessuale, ma anche lavorativo, oppure anche accattonaggio o economie illegali. E questo si rispecchia nelle persone che oggi accogliamo, che hanno avuto diverse forme di sfruttamento sono passati, perché magari un po' hanno fatto questo, un po' hanno fatto quest'altro, ma comunque nelle loro storie ormai raccogliamo diverse forme di assoggettamento allo sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali. I percentuali rispetto ad altre forme di sfruttamento sono molto bassi, ma penso un po' perché il sistema di rilevamento è ancora molto lento o i casi non emergono del tutto. Nella prossima slide invece ho voluto un attimo fare una considerazione sulle fasce di popolazione che sono state maggiormente colpite, persone occupate nel lavoro sommerso, persone che si prostituiscono e persone migranti senza documenti anche, o persone migranti che sono comunque sfruttati sessualmente e nell'ambito del lavoro. Fasce di popolazione che sono state dimenticate, come ho detto all'inizio, e che hanno messo in evidenza quindi la grande marginalizzazione, no, in cui vivono. Fra questi abbiamo, oltre alle donne e agli uomini, anche la popolazione delle persone transgender. Io nel mio lavoro devo dire che grazie alla pandemia, ma grazie fra virgolette, sono emerse tantissime persone transgender, mai come gli anni precedenti, quando cioè nel lavoro abbiamo sempre visto donne, persone trans, ma dal 2020 anche l'anno scorso abbiamo aperto uno sportello dedicato proprio alle persone trans che hanno chiesto aiuto, ma non solo per mangiare, ma anche per i documenti, anche per le questioni di salute. Quindi c'è stata un'emersione forzata, perché si sono ritrovati senza nessuna forma di sostegno dalle istituzioni. Ed è un fatto che abbiamo anche denunciato, ma che vi dirò più avanti. Ecco. E sempre dalla relazione, dal report di UNODC, vediamo anche gli ambiti, cioè quanto l'effetto della pandemia a livello globale. Questo cosa vuol dire? Le situazioni o gli effetti della pandemia in diversi ambiti. Non so se si riesce a leggere, ma ve lo leggo in italiano. C'è questo 43% di persone di vulnerabilità, di incremento delle situazioni di vulnerabilità causate dalla pandemia. Ci sono state meno opportunità per le persone vittime di tratta di chiedere aiuto e sostegno. Il 40% di loro non sapevano o non avevano opportunità o occasioni per chiedere aiuto. Questo è vero, ad esempio, in Italia sappiamo di casi di donne abbandonate nelle strutture, chiuse, dimenticate dagli sfruttatori, perché non c'erano più possibilità di fare lavorare in strada, e siccome eravamo in lockdown, eravamo chiusi in casa, gli sfruttatori proprio non hanno pensato di darle anche da mangiare o di andare lì settimanalmente o anche lasciarle le chiavi di casa. E queste donne hanno per fortuna chiamato gli operatori dell'unità di strada, che hanno individuato la casa, che non era facile da raggiungere. Ecco, in altri casi era più difficile identificare le persone vittime di tratta, ed è un quasi 40% di persone. La chiusura delle frontiere anche ha reso difficile dare delle risposte. In questo caso, io mi ricordo nei mesi di marzo, aprile, maggio quasi, ma comunque durante le prime settimane di lockdown a Trieste, dove arrivano i ragazzi dalla Bosnia, fra aprile, marzo e aprile c'erano pochissimi arrivi. Proprio c'è stato un calo, perché per le persone comunque era difficile muoversi. E c'è stato uno spostamento del reclutamento delle persone online. Quindi le organizzazioni criminali si sono adattate velocemente e hanno trovato altre modalità per contattare le persone.
E poi lo sfruttamento, quindi di conseguenza lo sfruttamento anche, quindi un circa 30% di sfruttamento si è spostato online. Adesso oggi parliamo anche di e-trafficking, quindi il reclutamento online e la richiesta di fare, di prestare dei servizi in modo coattivo sulle reti, sui social. Però, sì, numero 7. Qua invece abbiamo uno studio, la relazione fatta dal numero verde antitratta nazionale rispetto al 2020 e c'è un raffronto fra il 2019 e il 2020. Questa tabella qua, queste due tabelle, non so come chiamarle, sono un sunto delle chiamate ricevute dal numero verde antitratta. Ed è interessante vedere che nel complesso, nel 2020 sono arrivate tantissime chiamate, però se andiamo poi a leggere i colori, capiamo che le chiamate pertinenti erano minori rispetto al 2019, cioè 782 chiamate pertinenti rispetto a 1552 chiamate nell'anno prima. E le chiamate successive, quindi una seconda chiamata, della stessa persona, e sono 444, quindi un leggermente più alto rispetto all'anno precedente. Le chiamate non pertinenti o chiamate di disturbo invece sono aumentate tantissimo. La lettura che si fa di questo è che probabilmente a causa della paura, dell'ansia causata dalla pandemia, le persone comunque hanno chiamato tantissimo, forse chiedendo aiuto, ma non era quello il numero giusto da chiamare. Ecco, poi andiamo a vedere l'altra grafica, è qui che si vede pochissimo, mi interessava solo far vedere i motivi delle chiamate e poi il raffronto con l'anno precedente. I motivi delle chiamate sono, anch'io vedo pochissimo, però sono di richieste di aiuto immediato. Vediamo se riesco ad aiutarmi con quello che ho io qui. Oh, grazie Giulia, grazie mille. Eccoci. Ecco, sì, quindi il 20%, no, andiamo al 31%, quindi l'azzurro è solo comunicazioni di servizio. Il 20% parla di richieste di aiuto e di uscita da una condizione di sfruttamento. Poi abbiamo un 10% che chiede consulenza ai progetti antitratta. Quindi comunque, se a livello nazionale abbiamo comunque notato che le donne, le persone sfruttate sono sparite dalle strade, c'è stata comunque un'attività di persone che hanno realizzato o che chiedevano aiuto, come l'esempio che vi ho dato delle ragazze, in provincia di Napoli abbandonate dalla sfruttatrice, oppure a Trieste c'è stata l'emersione di una donna proprio, nel mese di aprile. Che 2020, che da anni ci conosceva e non voleva mai, non aveva mai, non ammetteva di essere una vittima di tratta. Nel 2020 è successo un episodio grave di violenza nella casa dove stava, perché no, non lavorando non poteva pagare l'affitto, chiaramente, non aveva nessuna forma di sostegno, però chi la ospitava ha usato violenza su di lei, l'ha picchiata perché voleva comunque quei 250 euro di affitto a una persona che non lavorava. Ecco, quindi lì anche abbiamo ricevuto la chiamata. Questo è uno dei tanti esempi di richieste di aiuto che sono arrivate in diverse parti d'Italia dalle persone in condizioni di schiavitù e di sfruttamento al numero verde e quindi che ha comunque permesso a noi associazioni anche di attivarci, no? O tramite il numero verde o noi stessi con altre modalità di contatto dirette alle persone che conosciamo. Passiamo alla slide successiva, che è l'ultima, penso, la penultima, ecco, e questa qua ci mostra le tipologie di sfruttamento. E quindi purtroppo ancora lo sfruttamento sessuale ha una percentuale molto alta, quindi nel 2020 il 73%.
lo sfruttamento lavorativo 25% e l'accattonaggio 2%. È un dato interessante notare che lo sfruttamento lavorativo è in leggero aumento. Nell'anno precedente, nel 2019, adesso vi dirò, c'era solo il 13% di emersione per sfruttamento lavorativo. Quindi il lavoro che stiamo facendo sul territorio, a tutto il livello nazionale, la sensibilizzazione che c'è, sentiamo ogni giorno, fa sì che sempre più persone comunque si rendono conto della loro situazione lavorativa che è di sfruttamento e chiedono aiuto. Le nazionalità sono, penso lo sappiate meglio di me, sempre alto quello della presenza di persone provenienti dalla Nigeria, il 76%, mentre per le altre nazionalità, quindi il Bangladesh, la Bulgaria, Gambia, Pakistan, e il Gambia, ho detto, e il Perù, si riferiscono a persone che provengono dall'area dello sfruttamento lavorativo, quindi prevalentemente maschi. Ecco, e è interessante anche questo, anche se abbiamo un 76% di persone, prevalentemente donne nigeriane, che sono sfruttate, oggi sappiamo che c'è un calo. Dal 2021 sappiamo che c'è un calo di donne provenienti dalla Nigeria e invece c'è una maggiore presenza sul territorio nazionale di donne nigeriane che erano già arrivate nel 2015 e che ora stanno chiedendo aiuto, stanno emergendo da una condizione di sfruttamento multiplo. E la prossima slide, Giulia, grazie. Ecco, qua è giusto per far vedere anche l'età delle persone incontrate. Questi sono dati presi dalla relazione fatta dal numero verde antitratta che si riferiscono al 2020. E questi dati sono la somma di tutte le relazioni che noi enti antitratta inviamo e che vengono poi messe insieme. Quindi abbiamo un 99% di maggiorenni che sono state accolte, quindi sono prese in carico, nuove del 2020, e un 1% di persone minorenni. E questo è, al momento questo è. Sappiamo che tante donne che partono dalla Nigeria partono in età minorenne, ma purtroppo a volte il viaggio è talmente lungo che compiono l'età maggiore. Cioè arrivano ai 18 anni prima ancora di arrivare qua o prima di entrare in programma negli enti antitratta, forse raggiungono già la maggiore età. Quindi le associazioni, le prese in carico che facciamo come enti antitratta vedono maggiormente persone in età adulta. Grazie Giulia. La prossima slide. Io non so se avete domande, non ho problemi, potete fermarmi, io vi rispondo così magari ci capiamo. Oppure se preferite, come ha detto Giulia, si può comunque aspettare la fine della presentazione e risponderò alle domande. Allora, da tutto quello che vi ho presentato prima, cos'è che è emerso dalla pandemia? Una parte ve l'ho detto prima, è emerso la grande fragilizzazione, la grande marginalizzazione delle persone, ma anche altro. E vediamo, Giulia. Ecco, e sì, l'effetto immediato è quello di spostare le persone, la scomparsa delle donne, delle persone, delle donne, delle ragazze e anche delle persone transgender dalle strade. Io mi ricordo benissimo le prime settimane, come fare, dove sono, come contattarli. Queste erano le domande che ci siamo fatte. Non potevamo uscire. E loro, cioè noi comunque con qualche strumento, e c'era l'angoscia, ma potevamo in qualche modo muoversi, sapevamo come fare. Ma loro con una bassa conoscenza della lingua italiana, senza supporti o una rete sociale di fiducia, e come hanno affrontato le prime settimane della pandemia?
la popolazione transessuale si è organizzata, devo dire, si è organizzata molto, si è trovata sicuramente senza sostegno improvvisamente, non poteva più pagare l'affitto, non poteva comprarsi da mangiare, non potevano comprarsi i farmaci, sono emerse persone con problemi di salute importanti, e devo dire che è una categoria che ha saputo organizzarsi per un mutuo aiuto, ma anche per contattare le associazioni del territorio e proprio far presente il loro bisogno. E la prossima, prossimo slide. E quindi sapevamo anche del fatto che, sebbene ci fosse un mercato sommerso, la prostituzione non è cessata. Non è cessata per diversi motivi, per necessità, per chi aveva comunque bisogno di soldi e in qualche modo ha continuato a lavorare, per chi era forzato a lavorare comunque, ma allo stesso momento c'erano anche diversi livelli di sfruttamento, e questo dalla considerazione della relazione globale fatta da UNODC, cioè si è notato un aumento del traffico interno delle persone, quindi chi non poteva più uscire o non poteva più essere portato fuori, perché non è uscire, ma essere forzato a fare un viaggio ai scopi dello sfruttamento. Ecco, c'è stata la riorganizzazione dell'organizzazione criminale a trafficare le persone all'interno dello stesso paese destinati allo sfruttamento. E chiaramente la pandemia ha reso ancora più evidenti, oltre alla condizione vulnerabile della persona, ma ha anche peggiorato le condizioni economiche delle persone, che le ha rese più vulnerabili. In questa relazione qua, nel report del UNODC, si dice che, rimaniamo sulla la slide precedente, ecco, l'ultimo punto che non ho scritto tanto perché sennò diventava troppo, UNODC dice che la vulnerabilità delle persone è stato un motivo sufficiente per metterle in una condizione di schiavitù, cioè se fino ad adesso noi fra gli identificatori di tratta parliamo di povertà, miseria delle persone che fa sì che accettino proposte fasulle dai reclutatori, la pandemia ha reso le persone ancora più vulnerabili ed è bastato affinché accettassero qualunque proposta, perché comunque persone si sono ritrovate senza nessun tipo di sostegno economico. Quindi non era più il motivo della miseria o povertà o quello che sapevamo prima del 2020. È bastato solo ritrovarsi in una condizione vulnerabile per dire accetto qualunque proposta. Questo è quanto si rileva nella relazione fatta da UNODC. Ok, ecco, e dal canto nostro sì, abbiamo quindi notato che le vittime di tratta e le persone sex worker isolate, sono state fortemente isolate e sono quindi state esposte a nuove forme di violenze oltre allo stigma sociale, quindi abbandonate dagli sfruttatori, come ho detto prima, all'inizio del lockdown, comunque soggetti a controlli nei campi agricoli da parte degli sfruttatori, dei caporali, alcune persone comunque erano forzate a lavorare. Abbiamo avuto una importante emersione di due uomini costretti a lavorare in un campo agricolo, arrivati giusto prima del lockdown, due uomini dalla Romania, un uomo di 49 anni circa e un ragazzo giovane di 19 anni, quindi lui è entusiasta di venire in Italia a lavorare, e hanno letto l'annuncio su un giornale tutto organizzato e sono arrivati vicino a Padova, e una volta arrivati là si sono ritrovati in una condizione di schiavitù, non ricevevano la paga, lavoravano 10-12 ore al giorno e non potevano, erano anche messi in una casa isolata, lontana dal centro abitato. Quando è arrivato il lockdown, anche lì non avevano neanche un aiuto da parte di chi gli aveva offerto il lavoro, dovevano solo continuare a lavorare.
Questi uomini hanno avuto il coraggio e hanno chiamato la loro ambasciata e sono andati via. C'è stata una denuncia e quindi anche delle indagini da parte della polizia. Però cosa è emerso? Che questi, visto che c'era il lockdown, erano bloccati in Italia. Quindi senza mezzi, senza sostegno economico, senza una casa dove stare e impossibilitati comunque a lasciare l'Italia perché eravamo nel pieno del lockdown e quindi le frontiere erano chiuse. Quindi sono stati alloggiati nel dormitorio finché non sono stati segnalati a noi dalle forze dell'ordine della squadra mobile di Padova. Ecco, queste sono le situazioni che sono emerse anche in campo agricolo. Sappiamo di altri che comunque hanno continuato a lavorare perché erano costretti e dovevano comunque produrre. E queste persone erano privi dei dispositivi di sicurezza, le mascherine, il gel, non avevano soldi per comprarli. Abbiamo avuto donne, ragazze nigeriane che ci chiamavano per dirci ma io non ce l'ho e come faccio? Erano chiaramente impossibilitate a pagare l'affitto, le bollette, il cibo e in più a tutto questo erano anche accusate chi ha continuato a lavorare, che è scesa in strada perché proprio non aveva soldi, di scesa in strada ed è stata comunque tacciata o accusata di diffondere il Covid nella comunità. Quindi tutto questo fa sì che c'era proprio un alto percentuale di vulnerabilità nelle persone, soprattutto migranti in questo caso, se anche pensiamo al fatto che tanti di loro sono senza documenti o con una richiesta di asilo latente da mesi, da anni. Ecco, prossimo slide. Bene, sì. Sì, quindi rispetto allo sfruttamento lavorativo, quello che dicevo prima, che ho anticipato un attimo, quindi le persone erano vulnerabili anche senza potere contrattuale, tantissime persone che erano nel dormitorio qui a Trieste erano bloccate perché non potevano lavorare e non potevano andare via e quindi vivevano, cioè alla Caritas, vivevano nel dormitorio messo a disposizione dalla Caritas. Oppure chi ancora andava a lavorare riceveva anche delle sanzioni perché non poteva dimostrare che andava al luogo di lavoro perché lavorava in condizione irregolare, quindi non c'è un contratto, non c'è nulla che dimostri perché questa persona non rispetti il lockdown, no? E che si sposta. Questo è successo nell'agro pontino. I lavoratori stagionali provenienti dall'est Europa, come vi ho detto prima, erano bloccati a Trieste e non avevano di che e pagare una stanza in albergo o acquistare da mangiare, quindi diventano vulnerabili e devono andare alla Caritas o in dormitorio per trovare almeno un aiuto fin tanto che è possibile. I due uomini di cui vi ho parlato prima, appena c'è stata l'apertura, quindi inizio maggio, se non ricordo male, sono andati via. Loro proprio hanno avuto una pessima esperienza, sommato anche a la prima fase del lockdown, per cui l'unico loro desiderio era di andare via e non di entrare in un programma di protezione sociale. Grazie Giulia. Ecco, quali azioni quindi sono state prese o sono state fatte? Comincio con la rete criminale. La rete criminale che è stata molto veloce, che si è riadattata alla situazione e che, come anche l'UNODC dice, ha cominciato a reclutare le persone online e a anche fare inventare forme di sfruttamento online. C'è il traffico, quindi hanno reclutato 9 vittime. In risposta alla chiusura dei bar, i club e i centri di massaggi. Ovviamente per loro era facile arrivare a molte persone online perché in quel periodo lì, come ricorderete, eravamo tutti connessi, lo siamo tuttora, però era più facile mandare dei messaggi a soprattutto una fascia di persone molto giovani. In alcuni paesi è stato più facile trasportare, cioè fare lo smuggling di persone attraverso le frontiere, nei veicoli a causa della diminuzione di controlli alle frontiere e quindi laddove non era possibile avere la presenza costante delle forze dell'ordine, quindi c'era questo arrivo di persone
destinate comunque allo sfruttamento. Grazie Giulia. E noi come associazioni cosa abbiamo fatto? Un po' ve l'ho detto, quindi era per ripensare alle modalità di contatto delle persone, arrivare a loro, ed era attraverso le telefonate, quindi i numeri di telefono che abbiamo, mandare i messaggi su WhatsApp o su Messenger, quindi chi di noi aveva le pagine Facebook delle ragazze, comunque ha scritto alle ragazze, e cominciare a fare colloqui online, che era la cosa più strana, parlare a distanza con le donne, ma le prime conversazioni era proprio per sapere come stavano, come facevano a vivere, se avevano bisogno di viveri, organizzarsi per portare una borsa spesa a loro, perché questo banalmente è mancato nei primi tempi per chi non aveva mezzi di sostentamento. Oppure dare informazioni o indicare loro i siti con le informative, l'informazione giusta sulla pandemia e sulle disposizioni di protezione, ma nelle loro lingue, perché anche questo, devo dire, a livello nazionale, nei mezzi, nei media nazionali, mancava. Quindi questo anche è servito per veicolare i messaggi corretti, perché ovviamente le comunità si sono organizzate, però serviva anche un'attenzione a che tipo di messaggio arrivava a loro. È stata anche un'occasione per creare o per risaldare i rapporti sul territorio con altre associazioni, per proprio allargare la rete di sostegno e di supporto e far arrivare alle persone le borse spesa, soprattutto le borse spesa, visite mediche urgenti e importanti o l'acquisto di farmaci. Lo sportello trans nostro, che è gestita da un'educatrice pari, ad esempio, riceveva richieste d'aiuto da Modena, da Bologna, da Milano, da Imola, proprio da posti lontani, perché le persone trans non sapevano quale associazione fosse presente sul loro territorio. Quindi c'è stato anche un lavoro proprio di contatto, no? Di messa in contatto fra associazione e la persona che si trovava su un determinato territorio. E chiaramente c'era anche la fornitura di dispositivi di protezione, cioè i condom per chi andava comunque a lavorare, ma anche di mascherine, gel e tutto quanto, proprio per tutelare le persone. Ecco, prossimo slide. E sì, quindi l'effetto o il risultato di questo lavoro che abbiamo fatto sul territorio è stato quello di creare rapporti anche con persone nuove in situazioni di isolamento, persone che penso non ci avrebbero chiesto aiuto, oltre alle persone trans. C'erano anche altre persone migranti o persone che tengono alla privacy della loro vita, quindi che fosse una sex worker o meno, non ci è dato sapere, ma che o vittima di tratta, ma che avevano bisogno di aiuto, e quindi abbiamo potuto quindi conoscere queste persone qua. Il sostegno nel compilare la domanda per il bonus per le persone migranti che in situazione regolare, ma che non sapevano come fare, oppure chiedere la cassa integrazione. Per chi questo era soprattutto per le nostre ex beneficiarie, quindi in situazioni di regolarità con un contratto di lavoro, ma le quali non sapevano di fare domanda o come fare domanda per la cassa integrazione o verificare la loro condizione anche di lavoro in quel periodo là. E poi questa cosa delle situazioni di salute complesse. Sono emerse tantissime. Sono emersi casi di donne, qua parlo della categoria di persone trans, di donne in Italia da 15-20 anni che non si sono più di tanto interessate alle loro situazioni, tipo fare la carta d'identità, fare la tessera sanitaria, perché vivevano, essendo sex worker, avevano soldi, potevano permettersi quindi visite mediche private. Arrivata la pandemia, si sono ritrovate senza nessun ombrello, nessun supporto, non conoscevano il territorio nel quale vivevano praticamente. Ecco, queste persone sono emerse chiedendo proprio aiuto.
le donne in Italia da tantissimo tempo che avevano bisogno di ricominciare un percorso di legalizzazione, diciamo, no? O di residenzialità, cioè mettere a punto tutto quello a cui comunque avevano diritto. E poi l'accompagnamento telefonico per le visite mediche urgenti. Questo per quanto riguarda il Dipartimento delle Malattie Infettive oppure le malattie sessualmente trasmissibili. Ecco, grazie Giulia. E come azione che abbiamo fatto, come proprio per sostenere chi quindi non aveva nessuna forma di sostegno, è stata lanciata una campagna, una raccolta fondi con altre associazioni, quindi con la piattaforma Antitratta che ha aderito subito e che raccoglie tantissime associazioni, il movimento Ombre Rosse che ci ha aiutato proprio nell'organizzazione di questa raccolta fondi e che è servito per arrivare a tutte le persone presenti sul territorio, ma anche in cittadine, in città, in località molto molto lontane e disparate. Quindi con la presenza o con l'aiuto delle associazioni noi ricevevamo le richieste al numero di telefono e poi contattavamo le associazioni disponibili alle quali mandavamo i fondi raccolti per comprare da mangiare o aiutare a pagare l'affitto alle persone. Credo di aver finito. Sì. Quindi la presentazione è molto breve, molto finita, perché anche a parte la bibliografia che c'è, ma vorrei comunque avere, non so, rendere questa presentazione anche un po' interlocutoria e quindi avere un confronto con voi. Grazie e resto a disposizione. Ok, grazie mille, grazie. Scusate, ogni tanto i problemi tecnici con la condivisione. E sì. Allora, io adesso apro lo spazio per le domande, per le osservazioni, qualunque cosa volete chiedere o osservare anche da parte vostra, e come sempre o a voce direttamente oppure per chat. Rompo io il ghiaccio e grazie mille per l'interessante excursus anche coi dati, perché ci permette anche di capire un po' il fenomeno in questo periodo storico che ha caratterizzato la pandemia. E volevo un po' rivedere posso darti del tu? Certo. Ok. E volevo un attimo rivedere con te i dati relativi anche allo sfruttamento lavorativo, perché ci hai portato questi dati rispetto sia allo sfruttamento lavorativo che sessuale, però c'era un dato che mi incuriosiva e volevo da te comprendere meglio. Sì, ti ascolto. Sì, era il grafico quello tondo. C'era un elemento in viola, che però adesso il termine corretto che tu hai utilizzato nelle slide non lo ricordo. Però mi chiedevo un po' che esperienza avevate. Ecco l'altra, andando avanti un po' indietro, che tra i vari l'hai già passato nella velocità delle slide, vai avanti, c'è un'altra torta che insieme a un altro avanti, qui. E, no, l'altra slide, grazie, gentilissima. E economie illegali, cioè, dove però praticamente la percentuale non c'è, però mi chiedevo l'effetto anche boomerang che ha avuto, perché la maggioranza è sfruttamento sessuale, sfruttamento lavorativo, ok, accattonaggio, però l'esperienza che avete rispetto alle economie illegali.
Ok, allora, rispetto alle economie legali, sto cercando nella relazione più ampia se c'è, comunque avete il link alla relazione nelle bibliografie. Allora, le economie illegali colpiscono maggiormente i giovani, cioè i minori stranieri non accompagnati, perché sono le attività illegali come piccoli furti, la vendita di droga, no? E quindi non c'è un rilievo probabilmente perché non è arrivato il... Però è strano che non ci sia se ancora lì. Quindi o è un refuso dall'anno precedente o si sono dimenticati di mettere il colore. Io provo a vedere qua se c'è. Però in genere colpiscono proprio i minori stranieri non accompagnati perché essendo minori sono costretti da chi li traffica a commettere questi atti criminali, piccoli sì, criminali, ma che comunque non sono imputabili a condanni, vista la minorezza, no? Allora cerco di vedere se è qua. Nella Nella mia vostra esperienza qua esperienza, su com'è? no, nella vostra esperienza proprio rispetto a Sì, nella nostra questo, non esperienza. Allora, accompagnati, voi avete anche, cioè può essere un dato che è inseribile all'interno anche di sfruttamento lavorativo e sfruttamento sessuale? È perché immaginavo fossero i minori non accompagnati, quindi tutto l'aspetto anche della droga, però quanto anche questo piccolo elemento delle economie illegali. Voi le vedete anche nelle altre aree, cioè che ci possa essere una concomitanza? Perché forse il dato non c'è proprio perché forse c'è anche una concomitanza, mi chiedevo. Sì, ho capito, sì. E, si rileva adesso con le donne nigeriane, quindi può essere nello sfruttamento sessuale e anche quello lavorativo riguardo agli uomini, nel senso che sappiamo di donne nigeriane che ad un certo punto dello sfruttamento chiedono di passare ad altro per pagare il debito e quindi viene proposto loro di fare il corriere. Il corriere della droga, ingerendo pastiglie, o vendere ai maschi più la vendita di droga. Quindi è possibile che questa percentuale sia nel 73%. Però nel momento in cui è scritto qui così, secondo me dovrebbe esserci un colore a parte, un percentuale a parte. Però sì, questa cosa si rileva nei racconti che ci dicono le persone adulte, in questo caso, di uno sfruttamento multiplo, che a mio avviso è il fenomeno che adesso vedremo di più. Noi abbiamo già sentito due persone che hanno raccontato di proprio nell'ultimo mese, dico, che ci hanno raccontato di sfruttamento multiplo in vari campi. Sì, questo sì. Non so se ho risposto, se ti ho risposto. Assolutamente, assolutamente. E rimanendo sempre sulla stessa slide, che mi colpiva anche il dato, allora, diciamo che la maggior parte delle nostre esperienze è collegato alle donne nigeriane Sì. e mi colpiva anche la percentuale del 10% invece del Pakistan. E come riuscite ad agganciarle e come anche mi colpiva il Bangladesh, perché sono due etnie che io lavoro su Roma. Sono due etnie che coordinano un servizio sugli ospedali dove abbiamo anche un elevato numero di queste donne, però arrivano cioè, dicendoci che sono sposate, come le agganciate e come diciamo, il vostro percorso anche interno vi permette di comprendere se effettivamente c'è uno sfruttamento oppure cioè, come si evidenzia, perché poi culturalmente loro arrivano già dicendoci che era un matrimonio, tra virgolette, già Combinato. deciso, combinato, quindi, e quindi su questo mi chiedevo come agganciate queste tipi di etnie. Allora, l'aggancio è molto difficile, cioè non c'è un aggancio spontaneo, ma si segnala a seguito di violenze. L'ultimo caso dell'anno scorso è arrivato tramite il centro antiviolenza di una città non di Trieste.
e anche anni precedenti abbiamo avuto segnalazioni sempre da episodi di violenza domestica. E da lì si capisce, da quello che la donna racconta, che ci sono elementi intanto di matrimonio forzato, quindi per noi già quello è sufficiente per prendere in considerazione l'ingresso della donna in un percorso articolo 18 e articolo 18 bis sarebbe per il permesso di soggiorno. Però il lavoro con loro è molto molto più difficile, perché non c'è una consapevolezza della condizione loro di non direi di schiavitù, anche se qualcuna sì lo è, ma comunque di una vita priva di diritti, di non riconoscimento dei diritti e di violenze perpetrate dal marito, no? E il caso ultimo è la donna purtroppo non ha aderito al programma perché aveva bisogno proprio di aiuto, di un posto dove stare con una figlia piccola. Però ha fatto molta fatica a capire che quello che viveva prima, l'esperienza precedente, non era giusta in termini di diritti della persona. E infatti poi ha abbandonato. Noi l'abbiamo trasferita per motivi di sicurezza, ma tempo, penso, 2 mesi, ha abbandonato anche in quel caso la struttura. E il lavoro che facciamo con loro nelle esperienze precedenti è di contare su una mediatrice formata, una mediatrice linguistica che riesce a riferire e a rendere proprio gli obiettivi del programma. E questo per quanto riguarda le persone dal Bangladesh. Le donne dal Pakistan non ci ho lavorato personalmente, ma le colleghe di un progetto, partner del nostro progetto antitratta regionale, hanno accolto donne, giovani ragazze come dire in procinto ad essere sposate forzatamente, però in quel caso c'è stata una presa di coscienza, perché la denuncia arriva dalla giovane ragazza e che chiede aiuto, quindi lì, perché quello è il punto, no, di partenza, la presa di coscienza, la consapevolezza della condizione in cui la persona è. La stessa cosa vale anche per le persone rom, di etnia rom. Tanti anni fa abbiamo accolto una giovane donna rom, non perché noi l'abbiamo convinta ad entrare in programma, ma perché la consapevolezza è partita da lei e ha denunciato la sua condizione di sfruttamento da parte di uno zio che diceva di essere suo padre, e questa giovane donna si è presentata alla Polfer e ha chiesto aiuto. Ecco, lì poi ha fatto un programma che ha funzionato, l'abbiamo spostata per motivi di sicurezza, e quel programma ha dato dei buoni risultati. Ecco, quindi io direi la consapevolezza è il punto di partenza. Grazie, grazie. Prego. Mille. Vedo una domanda. Sì. Hai visto? Sì, domanda di Alfio, che saluto. Allora, che volevo chiedere se il fenomeno indoor nato con la pandemia si sia stabilizzato, oppure se le ragazze stanno tornando in strada negli ultimi mesi, e nel caso in cui si fosse ormai stabilizzato, in che modo si possono raggiungere per sostenerle? Questa è una domanda molto interessante. Sì, allora io direi che si è stabilizzato per quanto riguarda intanto le persone che già lavoravano indoor, quindi hanno continuato a lavorare indoor. Per quanto riguarda la città di Trieste, ad esempio, abbiamo un fenomeno indoor molto alto e abbiamo pochissime donne in strada. Prima della pandemia c'erano massimo 12-15 donne in strada, perché la zona di prostituzione a Trieste è proprio nel centro cittadino e i numeri erano già calati, no? Con la pandemia sono proprio sparite, adesso sono tornate non più di 3 donne in strada, e quindi la collega che gestisce lo sportello trans si occupa anche di contattare le persone, quindi chiamando, intanto monitora tutti gli annunci sui giornali e sui siti e mette su un numero dedicato dove mette un annuncio, o diciamo un messaggio, una comunicazione
di sostegno, possibile sostegno per motivi di salute, piuttosto che per vedere dei documenti. E quindi le persone possono chiamare a quel numero lì e funziona perché la chiamano, oppure lei chiama regolarmente di ogni 10 giorni più o meno i numeri. Il feedback che ci dà è che le persone che lavorano indoor si spostano molto, quindi non sono fermi nella stessa città, si spostano di settimana in settimana perché il mercato della prostituzione funziona così. Per avere nuovi clienti bisogna spostarsi. In questo caso parlo sia di chi sceglie di fare sex work che chi è sfruttato, cioè l'organizzazione criminale conosce le dinamiche e quindi le sposta in continuazione. Quindi una donna che questa settimana è a Trieste, è possibile che la settimana prossima si sposti a Treviso piuttosto che a Milano e quindi i numeri che appaiono a Trieste sono valide per Trieste per quel periodo là e poi dopo al monitoraggio successivo ci sono altri numeri. Quindi è un grande lavoro di sia di monitoraggio ma anche di inserimento di database di tutti i numeri, perché poi la collega riesce a capire questa non è più qua, si è spostata là. In altri casi, ad esempio nel mercato cinese o nel mondo cinese, i numeri sono gestiti da chi sfrutta le donne, quindi può rispondere sempre la stessa persona, dare l'appuntamento nella stessa via a Trieste, ma magari chi poi offre il servizio è un'altra persona, perché c'è un'alta mobilità di tutte le persone. Quindi io direi di cominciare con un monitoraggio degli annunci, creare un database e chiamare offrendo servizi basici, proprio servizi di accompagnamenti sanitari, sì, da lì si parte, l'accompagnamento sanitario per poi aprirsi a capire se la persona ha una condizione di sfruttamento o meno. Grazie. Ciao Alfio. Okay. Non so se ci sono altre domande, io ne avrei una che vorrei fare, sono un pochino curiosa su questo. So dagli dati degli Stati Uniti, che hanno però una situazione molto diversa, che ci sono state molte denunce negli ultimi 2 anni soprattutto, per quanto riguarda il caricamento di immagini e di video su noti siti di pornografia di vittime di tratta. Allora, siccome non so se ci sono dei dati anche in Europa e in Italia, su questo fenomeno, insomma, che credo sia molto in crescita, e se sarà fatta qualche denuncia che tu sappia, insomma, nel tuo lavoro. So poco rispetto all'e-trafficking o a, diciamo, l'uso dei media per rispetto alle denunce in questo campo qua. E, ci sono capitate, ci è capitato soprattutto una donna che ha avuto questa esperienza, e che però non era consapevole di essere una vittima dell'e-trafficking, no? Con immagini di sé postate a clienti. E quindi è stato molto difficile lavorare su questo con lei. La denuncia in questo caso non abbiamo fatto perché è stata di una maggiorenne e perché non c'era proprio, l'avremmo forzata a fare una cosa per cui non era pronta, non era consapevole. Però a livello generale so poco, non ci sono dati che io sappia, non ho dati a riguardo, però posso dire che sì, è un fenomeno che sta emergendo perché sempre più associazioni degli enti antitratta lo stanno dicendo, si rilevano nelle storie delle donne questo, che comunque c'è un avvicinamento a questo, ma quanto è esteso ancora penso non ci sia uno studio. Ecco. Grazie mille, grazie. Prego. Sapevo che c'erano pochi dati disponibili, però insomma, grazie comunque. Prego Giulia.
Qualcun altro vuole fare qualche domanda? Lasciate qualche osservazione? Io, se posso dire, cioè, io ho dato per scontato che sia chiaro la vittima di tratta, cioè il fenomeno in sé cos'è. Non ho presentato nulla perché dal programma ho visto che comunque il tema è già stato affrontato, per cui se ci fossero altre domande sono disponibile a rispondere. Non so se avete notato, c'è questo fenomeno, almeno noi quello che notiamo adesso sono gli arrivi o l'emersione di donne che sono sul territorio nazionale da anni, donne che sono arrivate in Italia nel 2015, che sono poi andate in Germania e che adesso stanno tornando, no? Quindi è come un effetto post-Covid o post-pandemia, non lo so, ma quindi queste persone che emergono, che tornano in Italia senza documenti o con una richiesta di asilo sospesa, ferma da diversi anni e senza un dove stare e tornano anche con bambini piccoli. Quindi queste sono le richieste che riceviamo da un anno a questa parte di persone che chiedono, di persone vittime di tratta di anni fa o attuali perché l'hanno subito in Germania. In un caso c'è una donna che ha fatto, che è stata in Italia penso per 5 anni, poi è andata in Germania con il marito dove ha partorito. In Germania non ha potuto regolarizzarsi, sono andati in Francia, non era possibile. Il marito ha proseguito il viaggio verso la Spagna sperando di regolarizzarsi e poi è arrivata la pandemia. Quindi la moglie e il bambino l'hanno raggiunto lì, giusto prima del lockdown, e sono rimasti bloccati quindi in Spagna. Appena è stato possibile, questa signora ha deciso di ritornare in Italia perché era stanca di peregrinare per tutta l'Europa. Quindi ha rifatto il viaggio a ritroso, Spagna, Francia, Francia, Ventimiglia, e non si è capito come mai è arrivata a Trieste, dove ha chiesto aiuto, ha raccontato la sua storia ed sta facendo il suo programma con il figlio e il marito l'ha raggiunta. Quindi anche il marito quindi ha presentato domanda di asilo. Ecco, però queste sono persone che stanno in Italia da lì, perché stavano già in Italia prima del Covid. Altri casi sono donne, in un caso particolare una donna in Italia da 30 anni che è stata regolarizzata, perso il documento, dopodiché è finita quindi nell'invisibilità più completa, ma nel 2019 per non so come è riuscita a trovare un lavoro come badante ed è stata assunta regolarmente, non so come perché la signora non ha documenti, e dopodiché di nuovo ha perso questo lavoro perché la signora è portatrice di molti problemi, no? Quindi c'è una storia passata di sfruttamento, c'è una storia di sfruttamento nel campo agricolo, poi di invisibilità perché ha vissuto qua e là alla mercé dei connazionali. Ed è un caso complesso che stiamo affrontando in questo periodo, perché ha diversi fattori di vulnerabilità. Quindi non è più solo la vittima di tratta che si vedeva una volta, no? Sono arrivata, mi hanno messo sulla strada, chiedo aiuto. Adesso abbiamo diverse cose in una sola persona. Io spero che mi capiate, che quello che vi sto dicendo va bene, perché nessuno ha una domanda, forse è tutto chiaro. Chiarissimo. Io ho un'altra curiosità che riguarda la copertura vaccinale di queste persone che sono vittime di tratta, perché poi lavorando in Caritas mi sono resa conto in prima persona, insomma, di quanto sia stato difficile far accedere alcune categorie ai vaccini e gli sforzi che sono stati fatti per far sì che riuscisse a coprire tutti, perché nominalmente il vaccino era per tutti,
Non so però come è andata da questo punto di vista, visto la difficoltà di queste persone di accedere anche, no, a presidi sanitari, per cui ho questa curiosità. Sì, è una domanda interessante, perché è stato inizialmente difficile, c'è stata una battaglia. La mia collega, più volte abbiamo interpellato il CUP, che ci diceva non è possibile, non è previsto, non era previsto. Abbiamo scritto anche alla regione chiedendo, non abbiamo ricevuto risposta. Allora ci siamo rivolte all'amministratore referente per l'azienda sanitaria, che in qualche modo è riuscita a far sì che si accettassero le persone senza documenti. Quello che è emerso però è che tante delle persone che ci chiedevano di fare il vaccino erano soprattutto persone dall'America Latina, e che volevano fare, no, il vaccino, e quindi proprio pretendevano di avere il diritto di farlo. E in un caso particolare questa persona ha un documento spagnolo, un permesso di soggiorno spagnolo, che in Italia non è riconosciuto, è una carta di soggiorno spagnolo, che non è riconosciuto nel senso che non può avere la tessera sanitaria italiana, e ha problemi di salute importanti. E il medico ha forzato e l'ha fatta fare il vaccino, però non poteva avere il green card, no? Quindi c'era il problema dell'accesso, sì, ai vaccini, ma per chi comunque è riuscito a vaccinarsi era difficile far sì che ottenessero la carta verde, il green card. Cosa è stato fatto? Un po' con le STP, quindi mettendo quel codice lì, e dicendo al CUP che quello è il documento che hanno, altro non c'è, e va inserito, punto. Questo l'abbiamo fatto con la dottoressa dell'azienda sanitaria, e alla fine poi è arrivata una circolare dal ministero che ha permesso che si facesse. Ma all'inizio era un caso a sé, ogni volta un caso da combattere al CUP, soprattutto al CUP c'è la resistenza. Perché il sistema non accettava, no? Non si poteva comunque mettere dei dati, perché il sistema non prevedeva, questa è la cosa grave, cioè non erano previste queste persone invisibili a tutto campo. Sì, mi ricordo nei primi mesi che era stato detto a livello così ministeriale, vanno bene anche gli STP, però poi localmente nelle varie ASL è stato impossibile alcune volte inserire il codice STP stesso, per cui sì. Vi invito a non essere timidi se volete fare qualche domanda. Sono Riccardo, buonasera. Buonasera. Giustamente si lavora molto sulle vittime di tratta, ma si è mai pensato di lavorare anche a quelli che usufruiscono della prostituzione, cioè quelli detti clienti? Cioè, abbiamo un'intera generazione di adolescenti che usano i telefonini e internet sulla pornografia in maniera sbagliata. Quasi tutti gli adolescenti, soprattutto i maschietti, vanno su questi siti e probabilmente saranno i futuri fruitori di prostituzione e di tratta fra qualche anno. Ecco, si pensa a fare prevenzione nelle scuole e in qualche maniera di lavorare anche sull'altro versante? Grazie. Grazie Riccardo, però io le rispondo perché questo lo sento dire dalle colleghe italiane: non si fa prevenzione nelle scuole. Cioè, entrare nelle scuole e parlare di certe tematiche è molto difficile. Noi facciamo sensibilizzazione nelle scuole, parliamo di tratta, parliamo dello sfruttamento, parliamo in maniera informativa e interessa molto ai ragazzi. Ma entrare nello specifico e dire cosa comporta, io fino a un certo punto arrivo a scuola e riesco a dire, oltre non posso andare. L'associazione mia, ad esempio, il nome della scuola, in una scuola mi hanno detto per favore non metta quel nome perché ai genitori può dare fastidio, perché vuol dire parlare di prostituzione e non, no? Quindi certe tematiche bisogna saper come presentarle nelle scuole. C'è una grande disponibilità da parte di alcuni professori e ci invitano a parlare, quindi si fa sensibilizzazione. Però la sensibilizzazione che viene fatta, e questo non solo nelle scuole, secondo me, ma a livello generale, è
di tipo anche vittimistico di queste persone che sono sulla strada. Quindi l'occhio vede la poverina sulla strada, non vede il soggetto donna, non vede la donna migrante che magari ha anche fatto quella scelta, però è messa in una condizione terribile perché le leggi la costringono ad una vulnerabilità, la costringono ad essere irregolare, perché come si fa a fare una domanda di asilo e aspettare 3-4 anni? Non avere un documento per poter affrancarsi anche da una condizione di schiavitù? Non si può. Oppure essere nelle balie di un'organizzazione criminale che ti dice tanto gli italiani non ti aiutano, la polizia ti manda a casa tua, non fidarti di quelle operatrici che vengono per strada. Tutto questo perché abbiamo comunque delle normative che rendono deboli la persona. Non ha potere di, come si dice, potere contrattuale. Allora, io posso parlare col ragazzo, col giovane in una classe, però poi lui quando va fuori vede la poverina, non vede quel soggetto che è portatrice di diritti e che non deve stare lì senza documento. E il fatto, noi non ci occupiamo di pornografia, che è un altro settore molto vasto, molto ampio, e non ci occupiamo neanche di clienti, non entriamo in quello. Noi ci occupiamo proprio delle donne per renderle consapevoli, cioè se non lo vuoi fare devi denunciare, devi uscire da quella condizione là. Se lo vuoi fare lo devi fare comunque conoscendo i tuoi diritti, no? I diritti tuoi, ma i diritti è quello che dice la legge italiana e ti devi proteggere. Questi sono i due lavori che facciamo, proprio perché pensiamo all'empowerment della donna, renderla consapevole e in grado di scegliere e di conoscere i suoi diritti. Ecco, è una risposta, perché no, è un argomento grazie. Che... Grazie mille. Ecco. Grazie Riccardo per la domanda. Tolto. Carla, hai acceso il microfono, vuoi fare una domanda? Ma se no posso farvi io una domanda e capire nella vostra realtà com'è, che cos'è successo durante la pandemia. Non so chi tra i partecipanti sia già insomma operativo, se qualcuno lo fosse può tranquillamente rispondere. Io che faccio parte del coordinamento posso rispondere che appunto tutte le associazioni con le quali dialoghiamo ci hanno riportato un aumento dell'indoor e quindi questo è esattamente in linea con quello che hai detto. Un aggravamento spesso delle tossicodipendenze e anche della dipendenza da alcol. Questo sì, questo ci è stato riportato come effetto secondario. Forse relativo all'isolamento prolungato, insomma, a cui siamo stati tutti sottoposti e quindi giustamente anche le persone che sono vittime di traffico. Mm-hmm. Grazie. Io sono arrivata tardissimo, scusatemi, più che altro perché non ho fatto male un calcolo sull'orario. E, facendo il volontariato al Santa Baghita, al centro Santa Baghita, e seguendo le ragazze che devono partorire, proprio perché mi occupo di accompagnarle prima, durante, dopo il parto, fornisco loro il pacco mamma, pannolini, insomma quello che di cui hanno bisogno. Sono stata, diciamo, ho fatto questa esperienza
di queste ragazze che partoriscono. In particolare ne ho seguite tre, di cui è emersa una problematica, che è quella dei padri di questi bambini che nascono. Io sinceramente come volontaria volevo evitare di dare giudizi e quindi sono sempre stata in attesa proprio con la sospensione di giudizio, proprio perché le statistiche parlano di questi uomini che sono in realtà tra i primi che spingono le ragazze sulla strada. Si sente parlare appunto di una specie di organizzazione, appunto, magari gestiscono loro i passaporti, eccetera. Però io proprio perché in presenza di un neonato mi dava fastidio dare subito questo giudizio, ho sempre cercato di essere aperta verso questi padri, soprattutto quelli che ho visto molto presenti con queste bambine, ecco, sono venuti magari in ospedale, chi dalla Sicilia, chi da Milano, soprattutto due di questi padri, anzi tutti e tre, nessuno ha i documenti. E quindi purtroppo, mentre queste ragazze, le donne ce l'hanno perché sono ospiti del Santa Baghita e quindi ha tutta la documentazione a posto, e gli uomini non ce l'hanno. E quindi c'è questa difficoltà che ti volevo proporre, che è proprio del formare una famiglia. Anche se magari questi uomini lavorano, e non sono loro che le spingono sulla strada e che vogliono bene a questi bambini che sono nati, in realtà la famiglia non è possibile avviarla perché lavorano in nero e sono senza documenti. E quindi questo volevo dire. È possibile, pensare che ci siano anche uomini, di buona volontà, ecco, anche di buoni sentimenti, non solo, gente che gestisce la tratta, ma anche loro vittime, diciamo. Sì, direi di sì, Silvia. Ci sono questi giovani padri nigeriani, in questo caso, senza documenti, vediamo, ma che sono, sì, buoni padri che vogliono fare famiglia e che però la circostanza, no? Torniamo sempre lì, questa legge molto severa, molto restrittiva, che impedisce loro di regolarizzarsi pur avendo un lavoro. È vero che abbiamo anche, come dicevi prima, le statistiche che parlano di certi uomini che spingono le donne a prostituirsi, però non li metterei, non vedo nei compagni, i padri di queste donne, queste persone qua, perché chi sfrutta le ragazze è molto più abile, quindi non si espone più di tanto e sono organizzazioni molto più grandi, quindi le ragazze poi si innamorano di altri, di ragazzi coetanei e così via. Però c'è da stare attenti al fatto che a volte si innamorano o fanno figli per questi uomini senza documenti, il sospetto è così lo regolarizzano, no? Questo è il sospetto anche. Però anche nella nostra esperienza abbiamo visto padri senza documenti che hanno voluto stare con la madre, la neomamma e si sono impegnati. È vero che c'è un modo diverso di far famiglia, un modo diverso di approcciarsi, di occuparsi della famiglia per questioni culturali, però penso dovremmo anche, sì, giustamente come dici tu, sospendere il giudizio e vedere come è quel nucleo, come vivono insieme questa nuova famiglia. Abbiamo la tendenza a dare il giudizio subito e a dire che loro sono sicuramente dei piccoli criminali, quello che è il primo pensiero che ci viene, penso a tutti i miei operatori, oddio chi è quello là? Sì, ci sono proprio le regole all'interno del centro. Io una volta portai uno di questi ragazzi perché li avevo accompagnati alla ASL a fare il codice fiscale della piccolina, quindi serviva la firma del papà, quindi li ho presi, li ho portati e proprio lì al centro hanno detto assolutamente il nuovo non dovevi portarlo. Come non dovevo portarlo? E lo lasciavo a piedi. Sì, doveva venire a piedi. Dico no, guardate, io non ci sto.
Prima mi dimostri che fa parte di quella statistica che dici e poi lo tratto così, ma non, io devo dar fiducia a questi ragazzi, soprattutto quando stanno formando una famiglia. E vabbè, Assolutamente. grazie. Sì, nella bibliografia c'è la professoressa Tagliani, che ha studiato molto le coppie nigeriane, no? I maschi, le famiglie nigeriane, le mamme nigeriane ha studiato. E il suo approccio è di comprendere queste famiglie qua, di capirli, perché si esprimono diversamente, si atteggiano diversamente, ma non è detto che siano criminali o pochi di poco. O, come si dice, poco di buono. Quindi dare loro, cioè sospendere il giudizio e conoscerli. Poi comunque tenere occhio, cioè stare un po' attenti perché l'altro sospetto è com'è che fai il figlio con quello che non ha documento, ma realmente state insieme o lo vuoi fare per aiutarlo ad avere un documento? Quel sospetto c'è. Bene, io ringrazio Silvia per la domanda e se non ci sono altre domande, a questo punto ringrazierei moltissimo Ermin per la sua presentazione, molto interessante, per aver risposto alle nostre domande. Grazie a voi. Grazie mille.